No, Andrea, se noi facciamo, se io faccio quello che faccio sui social, non è perché non ho di meglio da fare. Se la fitness community fosse un ambiente sano e non saturo di truffatori e ciarlatani, io potrei fare dell'altro. Io probabilmente non sarei neanche sui social. Tim Presti, 19 anni, 115 kg, natural. Comunque Andrea ha detto più, sapete, natural. Nattiniane, benvenuti in questo nuovo video dove zio Teo, una volta per tutte, vi aiuterà a uscire dal Matrix del fitness. Ebbene sì, Andrea Presti, ci devi delle spiegazioni. Bene, ora mi metto qui sul divano perché ho io delle domande da fare a te, Andrea, sul tuo operato, e spero che tu ci possa dare le risposte che cerchiamo. Quindi mettiamoci comodi, prenditi uno snack, una bibita calda e che abbia inizio lo show. Perché faccio questo video, caro Andrea? Perché sei in una posizione molto scomoda, in quanto un anno fa ci hai presentato questo talento genetico nostrano, uno dei tanti casi più unici che rari che possiamo vedere nella nostra amata penisola. Raccontando di questo Riccardo nelle tue storie Instagram del febbraio 2023 come un vero e proprio talento, questo ragazzone di 18 anni per 1,81 m, per un peso di 105-106 kg. Questo ragazzo per te era natural, nonostante questo cambiamento che possiamo vedere che ha fatto dal 2020 al 2024 di più 50 kg. Perché bene sì, Riccardo nell'ultimo anno ha messo un'altra decina di chili, mentre nella storia appunto di un anno fa era comunque piccolino, un 105 kg, e per Andrea Presti era un atleta natural, o meglio una drag free. Io invece sono una drag queen, non è una solita gag. Un atleta drag free, quindi che non ha mai utilizzato, secondo Andrea, alcun utilizzo di farmaci. A un anno di distanza questo atleta ha preso appunto più 10 kg e Andrea Presti ha fatto questo reel in condivisione con questo atleta, dove viene fatto un vero e proprio paragone tra questo ragazzo giovanissimo e il nostro orgoglio italiano Mister Olimpia. Al di là del fatto che Riccardo a quanto pare ha perso 3 cm, perché l'anno scorso era 1,81 m, adesso 1,78 m, boh, non si capisce quanto è alto, ha messo altri 10 kg tondi, da 106 a 116 kg. Quindi a sto punto io mi aspettavo nei commenti un po' di delucidazioni a riguardo, perché ovviamente questo post è andato virale. Tanti gymtocchiani che per convenienza hanno fatto come sempre tantissimi complimenti. Non a caso Andrea Presti in questo periodo tende a difendere un pochettino i fake natural. Ragazzi, fregatevene se uno è natural o meno, che ve frega, che non vi interessa. Partiamo dal presupposto che è ovvio che per Andrea Presti non gli interessi che un atleta sia natural o meno, non gliene frega niente dei fake natural, e anzi ovviamente meno si parla di doping meglio è, anche perché parliamo di un influencer, anzi imprenditore, che ha fatto una carriera, possiamo dirlo, grazie al doping. Cioè senza il doping sicuramente non arrivavi al Mister Olimpia, sicuramente non avresti la posizione che hai oggi sui social. Quindi ovvio che per te faccia sempre comodo ovviamente sminuire il discorso doping, a maggior ragione se fai delle certe tipi di collaborazioni. In questo video dove c'è Riccardo e Andrea Presti che posano, però ci sono stati anche tantissimi commenti negativi, perché se già un anno fa era veramente difficile credere che Riccardo fosse natural, un anno dopo con altri 10 kg è ancora più complicato, e mi aspetterei appunto, Andrea, che tu prenda una posizione, perché così come hai presentato questo atleta del tuo team come secondo te 100% natural un anno fa, e non puoi mettere un reel che va virale con questo ragazzino e non dire niente, non ti esprimi più? È natural o no? Riccardo Lambrazzi, natty or not? Andrea, c'è di vedere le spiegazioni. E sei in una posizione veramente scomoda, perché da una parte potresti confermare la tua tesi secondo la quale l'atleta sia natural. Ed è tosta, già un anno fa era tosta, hai scomodato Ronnie Coleman dicendo che Ronnie Coleman un tempo in questa condizione fosse natural, insomma, è stata già una cosina scomodina. Quindi ad oggi o confermi o dall'altra parte dovresti asserire il fatto che un ragazzino di 19 anni del tuo team fa utilizzo di sostanze illegali e gravemente nocive alla salute.
proprio tu che vai nelle scuole a parlare di sport e salute ai ragazzini? Andrea, sei in una posizione veramente, veramente scomoda, ma data la tua onestà intellettuale, sono certo che prenderai una posizione. Chissà, magari Riccardo era proprio tra i ragazzini presenti negli eventi che facevi a scuola con i tuoi sicuramente lunghissimi e pieni di significato intrinseco monologhi. A me dà fastidio questa situazione perché, cioè, già trovo veramente un ossimoro il fatto che un atleta open vada nelle scuole a parlare di sport e salute, cioè è un controsenso, è qualcosa di ovviamente assurdo. A maggior ragione se poi certi ragazzini magari prendono un certo tipo di strada. A me qualcuno mi ha già detto nei commenti: ah, ma Riccardo è maggiorenne, quindi anche se fosse è libero di scegliere cosa fare della propria vita. Parliamone un attimo. Sappiamo bene quanto il doping sia qualcosa di pericoloso, qualcosa di illegale, qualcosa di irreversibile a livello di salute, perché chi si dopa inizia una vera e propria terapia ormonale che modificherà la propria genetica, il proprio fisico e anche la propria mente, perché sappiamo bene di tutti gli effetti collaterali che hanno gli steroidi anche sulla psiche. Di conseguenza, basta la maggiore età? Secondo me no. Secondo me no, occorrerebbe fare un vero e proprio test attitudinale, un test psicologico. Banalità, in Italia se tu vuoi cambiare genere, quindi da uomo cis diventare donna trans o viceversa, prima di iniziare le terapie ormonali c'è sempre prima appunto un percorso di psicologico dove uno psicologo cerca di capire se questa persona abbia una reale necessità di iniziare una cura farmacologica e abbia veramente questo obiettivo di vita, scegliere appunto di cambiare genere. Stessa cosa, secondo me, bisognerebbe fare con gli anabolizzanti, a maggior ragione quando si parla di un'età così delicata, perché va bene, a 18 anni sei maggiorenne, ma non so se tale individuo abbia la lucidità mentale e la consapevolezza della scelta che sta facendo. Quindi se la mettiamo in questi termini, secondo me ci dovrebbe essere prima un percorso psicologico, prima di decidere di fare una scelta così importante. Io vorrei semplicemente delle risposte da Andrea. Sei un personaggio pubblico, racconti del percorso di un atleta così straordinario, vai nelle scuole a parlare con i ragazzini di sport, salute e bodybuilding. In questo momento devi necessariamente prendere una posizione pubblica e ribadisco, a detta mia, sei in una posizione molto molto complicata e forse è per questo che per il momento rispondi in maniera evasiva nei commenti sul tuo profilo Instagram e in tutte le sedi social. Io sono felice che stiate apprezzando questa serie, questo episodio, la nostra fuga dal Matrix, perché se la seguite con attenzione vedete che tutti i pezzi del puzzle iniziano inesorabilmente a combaciare e a mostrarci la verità di quello che ad oggi il fitness in Italia. Perché agli influencer italiani, ad oggi, a tutti praticamente, dà molto fastidio se voi vi fate domande. Io non sono qua per darvi delle risposte, sono qua per accompagnarvi, un po' come il processo dell'arte maieutica socratica. Io cerco di farvi fare a voi delle domande, perché sono le stesse domande che mi faccio io, poi sarete voi a darvi delle risposte se vorrete nel vostro cuore. Sono certo che se seguite questa serie ci siano tutti i mezzi per avvicinarvi il più possibile alla verità. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, raga, stiamo crescendo, io sono veramente felice del percorso che sto facendo su YouTube, che un anno fa era una scommessa e direi che ad oggi stiamo costruendo noi nattiniani una realtà concreta, una resistenza, una concretezza di un gruppo di persone che sono stufe di farsi prendere per il culo. Quindi io vi ringrazio, vi ricordo un like, un'iscrizione, un commento, sono dei gesti veramente piccoli per voi, ma vi garantisco oltremodo importanti per la continua crescita di questo canale, del mio percorso sui social, del nostro percorso sui social. Come sempre ti ricordo che se volessi farti seguire da me, link in bio, consulenza gratuita per tutti voi. Io non ho segretari, assistenti, ci sono io. Link in bio, facciamo una videochiamata direttamente col sottoscritto. Mi spieghi i tuoi obiettivi, le tue esigenze, la tua situazione. Io ti spiego in cosa consiste il mio metodo di coaching e formazione. Potrai quindi scegliere di iniziare un percorso natural, ovviamente, con il sottoscritto. Io, raga, vi ringrazio e tenetevi forte, accendete la campanellina perché
stanno arrivando dei bei contenuti anche con Thomas. Non voglio spoilerarvi oltre, però piano piano usciremo tutti insieme dal Matrix del fitness e ovviamente sempre viva in Arti Miani.